Questa storia accadde tanto tempo fa. Beh, non proprio tanto tanto. Non sappiamo precisamente qual è la data, però sappiamo che accadde tutto negli anni 90. Quindi, nel 1990X. E in questa piccola città, Small Island, dove c'è la sede della Zomi, una grande industria di giocattoli ad alta tecnologia, dove tutto ebbe inizio. Ancora giocattoli mi stai portando? Ma io... Ho detto così che devi portarmi qualcosa di nuovo, eh? La nostra industria sta voltando pagina, eh? Ho detto che ora dobbiamo ideare i videogame. Sì, lo so, mi dia un po' di tempo. Devi portarmi un progetto di un grande videogame. E tu cosa mi porti? Ancora giocattoli per bambini? Basta, è troppo tempo che ti tengo sulle spalle, ah? Vai via! Ma perché? Sei un falleto! Ma mi lasci spiegare! Sei licenziato, ah? Beh... Ok... Sono stato licenziato per i videogames. Bene, e allora... Guerra sia contro i videogames. Videogames... Maledetti videogames. Maledetti videogame! Ed ora ecco i nostri protagonisti, Richard e Tommy, dentro questa immensa villa. Per quale motivo? Cosa accadrà adesso? Oh mamma, e che postaccio! È vero, questo posto fa venire i brividi. Guarda, questa villa è immensa. Ci sono tante porte. Dove dobbiamo andare? Siamo calmi. Prima di tutto, abbiamo le armi che ci ha dato Zen. Accendiamole. Ah, giusto, le armi dovrebbero accendersi qui. Do. Re. Ma che era un fantasma quello? L'hai visto? L'ho visto, sì. E da dove è uscito fuori? Stiamo calmi. Andiamo per la nostra strada. Non dimentichiamo che dobbiamo assolutamente trovare l'artefice di tutto questo. Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi. Ok. Facciamo finta di nulla. Dove dobbiamo andare? Proviamo ad aprire questa porta. Andiamo. Ah, incominciamo bene, una bella sala da pranzo. Ma qui non ci mangiano da un secolo, guarda, qui è tutto lercio. Ah, è tutto lercio? E prendi un bagno gatta e pulisci, no? Anche gli chef sono diventati zombie, guarda, già, zombavacciuolo. Beh, se anche i piatti sono tutti lerci, basta prendere le perle del Platinum Plus. E questo è Zombarbiri. Per la vostra lavastoviglia prendete sempre Platinum Plus. Sì, ebbene, possiamo anche preparare il mio piatto preferito. Zombastianici. È il mio preferito. E se dobbiamo cucinare, cuciniamo nella mia cucina. Anche zombacco. Io ho la mia cucina che ho progettato per la tua casa. Non posso crederci. Anche qui devono parlare di culinaria. E non fare il volgare. Culinaria significa cucina. Ah, scusa. Però mangiamo qualcosa di buono. Non vorrei mangiare un mappatone. Mangiamoci un bello spaghetto e vongole che quando assaggi, capisci? Ma ora che dobbiamo fare? Ma cosa vogliono quei due là? Voi due, sapete cucinare? O fate solo mappatone? Oh, sembra che adesso ce l'abbiano con noi. Rispondete, no? Ehi ragazzi, state calmi. Che ci vogliono giudicare? Sono io qua che giudico. Che volete? Andate via. Credo che si sono arrabbiati un pochino. Andate via, mappatoni. E ora che facciamo? Cosa volete, no? E cosa dobbiamo fare? Cosa aspetti? Spara! Hai spoccato a terra, vedi? E mo prendi un banno, gatta?
incredibile. Credo che in questa villa non ci aspettano solo dei zombie, ma ben altro. Già, la vedo dura. Ed ecco, questo è solo un piccolo assaggio. Tutto è ancora da scoprire. Perché i nostri eroi sono rinchiusi in questa villa? Chi è Zen? Chi è l'artefice di tutto questo? Perché questa città ora è infestata da zombie? Tutto questo ed altro ancora lo scoprirete nelle prossime puntate di Chip Hazard.